Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi avevo chiesto se volevate vedere questo video nel video precedente, ho detto video un sacco di volte e in tantissimi mi avete risposto di sì nei commenti, quindi sapete che vi ascolto sempre. Ecco qui il video dedicato all'eyeliner. Ne avevo già fatto uno tipo secoli fa, avevo ancora i capelli rossi, quindi parliamo di minimo 3 anni fa, qualcosa del genere. E siccome in quel video sono molto timida, o comunque non ho la stessa confidenza che ho adesso con la macchinetta e soprattutto con voi, ho deciso di rifarlo e però diciamo più o meno le cose sono le stesse dell'altro video, quindi se anni fa avete visto quel video probabilmente qui sentirete tutte le ripetizioni, altrimenti sentirete tante cose nuove e tanti consigli su come applicare l'eyeliner. Scusatemi se ho saltato il video di ieri, in realtà lo vedrete oggi, quindi è stato soltanto spostato di un giorno, però ecco scusatemi se c'è stato questo cambio di programma. Iniziamo con il dire che eyeliner è quella riga ovviamente nera che si mette sull'occhio, ma non è soltanto nera, può essere di qualsiasi colore. Siamo abituati a vederlo nero e diciamo è il colore più difficile da gestire, quindi oggi vi faccio vedere come creare una riga nera di eyeliner. Di eyeliner ne esistono di varie tipologie, ma soprattutto potete realizzare quell'effetto in diversi modi a seconda del tipo di occhio e a seconda dell'effetto che cercate. Prima di iniziare voglio dire una cosa: se cercate un video di quelli, ehi, vi faccio vedere come mettere l'eyeliner. Prendete l'eyeliner, fate così ed è messo. Non è così questo video, quindi durerà tanto proprio perché voglio darvi tutti i consigli e farvi capire realmente come va fatta l'applicazione dell'eyeliner per avere quella bellissima codina nella parte finale e avere una riga super precisa. Se cercate un video da 1 minuto che non vi spiega niente, mi dispiace, ma chiudete in questo momento il video perché non è quello che state cercando. Partiamo con il dire che la riga grafica di eyeliner non sta bene su tutti i tipi di occhi. Diciamo che il motivo è un po' intuitivo, nel senso che se prendiamo una palpebra matura, quindi più rilassata, rispetto magari a una palpebra di una quindicenne, per capirci, la palpebra che tende a raggrinzirsi un pochino non permette di disegnare una riga così precisa, perché la riga precisa è una riga dritta, senza stacchi e senza curvette. Anche disegnando una riga precisissima, la palpebra che poi è più rilassata ovviamente va a rendere quella riga dritta più ondulata. In quel caso, che cosa consiglio di fare? O realizzate una riga di eyeliner con una matita nera che poi tenderete a sfumare, oppure la realizzate direttamente con un ombretto nero. Si può fare tranquillamente, non c'è nessuno che dice il contrario. Dovete soltanto arrivare a capire che ad ogni età è associato il tipo di trucco giusto, quindi magari potevate farla quando avevate 15, 20, 30 anni, quando poi la palpebra ha iniziato a rilassarsi, dovete cambiare, cioè quando inizia a rilassarsi, perché è una cosa che succederà prima o poi a tutti quanti, dovete capire che bisogna cambiare un pochino il modo di approcciarsi al make-up e di evitare tutte quelle righe grafiche che appunto sono quasi impossibili da creare sul vostro tipo di occhio. Detto ciò, parliamo anche della palpebra cadente o la palpebra calata, come la volete chiamare. Occhio infossato, insomma, ci sono tantissime diciture. Questo rossetto non è che mi piace tantissimo, è quello di Makeup Revolution, ma non mi sta facendo tutte le pieghette al centro delle labbra e l'ho messo da un secondo, quindi ignorate questo. Tra l'altro mi fa i denti giallissimi, questa cosa non mi piace affatto, infatti prenderò un fazzoletto e lo toglierò subito. Ok, ho messo un po' di matita, scusatemi, ma mi stava dando al cervello, non riuscivo proprio a guardarmi né nello schermo né nello specchio. Per quanto riguarda la palpebra cadente, stavo dicendo, immaginate che o tutta la palpebra o solo una parte della palpebra può essere rivolta verso il basso. Questo che cosa fa? Vedete che tende a creare, diciamo, un mucchietto di pelle in questa zona. Quindi, come per la palpebra matura che tende ad essere non più tesa, diciamo il concetto è lo stesso. Quindi, realizzare una riga dritta in questo punto sarà molto molto difficile, anche perché molti che cosa tendono a fare? Siccome la palpebra calata magari si ferma qui, sull'angolo esterno dell'occhio, loro che fanno? Ci vanno intorno con l'eyeliner e fanno quella specie di virgola bruttissima che tende praticamente ad abbassarvi l'occhio, invece di tirarlo su e di aprirlo verso l'esterno, cosa che dovrebbe fare l'eyeliner, va praticamente a tirarlo giù e poi a ritirarlo su e crea un effetto davvero, secondo me, bruttissimo, almeno per me, cioè per me è così. Se vi piace potete tranquillamente farlo, sapete, ve lo dico sempre. Non è quello che io cerco, cioè
Non faccio quella cosa perché cerco altre cose dall'eyeliner. Voglio che il mio occhio sia più aperto verso l'esterno, voglio che sia più tirato, non lo so, e tirato all'insù. Quindi non mi piace per niente quell'effetto. Anche in quel caso, che cosa dovete fare? Vi consiglio di andare o con una matita nera sfumata o di magari mettere l'eyeliner all'attaccatura delle ciglia e creare una specie di codina tutta sfumata qui all'esterno che non vi dà appunto quella riga grafica tutta un po' ondulata che per colpa appunto della palpebra. Tutti gli altri tipi di occhio, diciamo che si può mettere tranquillamente l'eyeliner, potete metterlo dall'angolo interno fino all'angolo esterno e fare la codina, potete metterlo solo all'attaccatura delle ciglia senza fare la codina, potete metterlo solo nella parte finale e fare la codina, potete fare quello che volete a seconda del tipo di effetto che state cercando. Non è così facile imparare a mettere l'eyeliner se partite proprio da zero, cioè non avete manualità con il make-up, è una cosa molto difficile da imparare perché ci vuole mano ferma ed è un attimo che sbagliate. Calcolate che tutti sbagliano a mettere l'eyeliner, anche i più esperti, anche io, anche non lo so, un altro make-up artist, una persona che lo mette tutti i giorni, c'è sempre la possibilità di sbagliare con l'eyeliner ed è uno di quei prodotti che una volta che è messo in quel punto non si può più togliere, a meno che non si va a struccare completamente. Per questo l'eyeliner risulta una cosa così difficile da mettere. Il mio consiglio in questo caso è, anzi, i miei consigli sono: 1. Esercitarsi tanto, dovete acquistare manualità. Quindi, se ovviamente non volete provarci la mattina perché andate di fretta e non potete uscire truccate come venite, provateci la sera prima di struccarvi e vedrete che già dopo una settimana di tentativi, facendolo tutte le sere, sicuramente il risultato migliorerà. Numero 2, non andate direttamente con un eyeliner liquido o con un eyeliner in gel. Esercitatevi prima con una matita nera oppure andate direttamente con un ombretto nero in modo da capire dove posizionare esattamente il nero, come realizzare la codina e ancora una volta acquisterete manualità. Quando avete imparato a posizionare esattamente questi prodotti, potete prendere un eyeliner in gel, un eyeliner liquido e andare a ripassare questa linea, diciamo utilizzandola proprio come linea guida. Lo so, ragazzi, sembra una cosa difficilissima, ma come tutto ci vuole tempo per imparare, non è che siamo nati, pa, abbiamo fatto così, abbiamo imparato a camminare, ci abbiamo messo un po' di tempo. Per tutto serve un po' di tempo per imparare, sicuramente ci sono le persone che lo prendono, fanno zoop e gli esce bene, ma per il resto delle persone, come anche è stato per me, ci vuole tempo per imparare. Quindi il consiglio principale è di non demoralizzarvi perché serve tempo, come tutto quanto. Allora, iniziamo a dire che una cosa che secondo me tipo il 98% delle persone che stanno guardando questo video sbaglia è tirare la pelle per realizzare la righetta, soprattutto la codina finale. In questo modo che cosa fate? Andate a modificare la geometria dell'occhio e disegnate la codina in un posto in cui in realtà non vorreste disegnarla. Quindi, soprattutto quando disegnate la codina, quando prendete il segno di dove disegnare la codina, cercate di stare con la fronte rilassata e guardare dritti avanti a voi senza fare cose strane. Prendete il segno e poi l'andate a disegnare. Ora, diciamo che potremmo zoomare più vicini e iniziare ad applicarlo così magari vedete qualcosa. Ho paurissima di sbagliare o comunque di non riuscire a parlare mentre lo applico. Quando applicate l'eyeliner, cercate di non chiacchierare, di non girarvi 6.000 volte a parlare con la vostra amica. Concentratevi un attimo su quello che state facendo perché è comunque uno di quei passaggi che richiede un po' di attenzione. Ovviamente ne esistono diverse tipologie. Partiamo da quello liquido che è il classico, quello con il pennino, che è il più disastroso in assoluto perché quello, quando il pennello tocca la pelle, praticamente si va a trasferire tutto, è come una goccia d'acqua, praticamente si va a trasferire tutto sulla pelle e fa un grandissimo casino se non siete capaci a dosarlo. Quello lasciatelo per ultimo perché è veramente il più difficile da gestire. Uno molto facile è quello con la penna in feltro, velcro, veltro, non mi ricordo mai come si dice, avete capito, so che me lo scrivete qui sotto, è una di quelle cose che non imparerò mai in tutta la mia vita. L'unico problema è che questi eyeliner si asciugano prestissimo qui nella parte della punta. Quindi se volete utilizzarlo per sperimentare un pochino con questo, prendetelo. Però come eyeliner per tutti i giorni a me non piace perché magari posso utilizzarlo sì per disegnare
la parte vicina all'attaccatura delle ciglia, ma non riesco poi a disegnare bene la codina, soprattutto nella parte finale, perché la punta si asciuga subito. Questo qui è il Calligraph di Catrice, ma alla fine secondo me questi sono tipo un po' tutti uguali, ve lo dico sinceramente. Rimanendo sulla stessa tipologia, c'è il NYX Epic Incliner. Soltanto che diciamo è un po' diverso, si presenta come una penna, però in realtà è come un eyeliner liquido messo in una penna, cioè la punta è fatta di setole di pennello, non è come quell'altra che è veltro, feltro o che cos'è. Quindi anche questa risulta un pelino più difficile rispetto a quella perché quella non scrive subito, questa qui appena tocca la pelle scrive subito, quindi è leggermente più difficile da gestire rispetto all'altra. Un'altra tipologia di eyeliner che a me piace tantissimo, ormai lo sapete, è l'eyeliner in gel. Questo qui, secondo me, tra tutti quelli che vi ho fatto vedere, forse a parte quello in penna, comunque tra quello liquido e quell'altro di NYX, è il più facile da gestire, anche se spaventa un po'. Perché spaventa? Perché bisogna avere un pennello per prelevarlo e sembra una roba da super mega truccatori, anche se vi posso assicurare che non lo è. Quello che preferisco di più di tutti in assoluto è l'eyeliner in gel di L'Oreal, che è questo qui. Vi arriva con un pennellino, però io sinceramente quel pennellino non lo utilizzo mai per mettere l'eyeliner. I pennellini per applicare l'eyeliner sono due: uno è quello angolato, uno è quello a punta. Vedete? Questo a punta è quello di Makeup Forever, che è il numero 250, credo sia cancellato. Se siete dei truccatori, ma anche se avete un pochino di soldi da spendere per comprare un pennello, questo è davvero fantastico. Per chi non ha un budget così elevato, ve lo dico, questo costa davvero tantissimo. Però se siete dei truccatori e cercate un buon pennello d'eyeliner, prendete questo perché è tipo la salvezza della vita, cioè riesce a realizzare delle righe pazzesche. Oppure l'altra tipologia di pennello è appunto quello angolato. Questo qui che mi piace molto è il pennello numero 11 del set di BH Cosmetics di cui vi ho parlato già in altri video. Mi sta piacendo tantissimo perché è abbastanza piccolino e preciso. Cercate di prenderli stretti, non quelli che hanno 6.000 setole e sono così larghi. Molto carino è anche quello di Essence, li trovate ormai un po' di tutti i marchi. Oggi voglio mettere l'eyeliner con questo pennello angolato perché voglio farvi vedere come si usa, visto che le persone lo usano al contrario, mi è capitato di vedere delle cose pazzesche. Quindi vi faccio vedere come si applica l'eyeliner con questo pennello qui. Prendo il mio eyeliner in gel con il pennellino e vado dentro con la punta, cioè non lo immergo tutto quanto, faccio questa cosa e poi schiaccio un po' la punta in questo modo per levare l'eccesso dell'eyeliner. Come faccio? Realizzerò una riga cioè su tutta la lunghezza delle ciglia e poi faccio una codina. Cerco di zoomare leggermente, però ragazzi, perdonatemi se uscirò dall'inquadratura perché credetemi, non è facile applicare l'eyeliner così distanti dallo specchio e rimanere nell'inquadratura allo stesso tempo. Allora, che cosa faccio? Vedete, io chiudo l'occhio, ma tendo leggermente la pelle con il dito. Non vado a fare questo. Sì, magari quando ne ho bisogno lo faccio. Inizio a fare dei piccoli movimenti. Non faccio una riga unica con il pennello perché è difficilissimo fare una riga unica precisa, ma faccio dei piccoli trattini, soprattutto all'attaccatura delle ciglia. Dall'angolo esterno fino all'angolo interno. Quando arrivo qui nell'angolino interno, mi aiuto a tirare un pochino la pelle, altrimenti farei una riga gigantissima. E vedete, faccio dei piccoli trattini, realizzo l'angolo interno e poi torno indietro cercando di realizzare una riga il più precisa possibile. Vedete, faccio dei piccoli pezzettini alla volta. E poi non vado sempre così verso l'esterno, nella parte qui, diciamo da metà a fine occhio, mi è più facile ruotare il pennello in questo modo e tornare indietro. Voilà, riga realizzata, l'aggiusto un attimo vicino allo specchio e poi continuiamo. Quando vi serve, tranquillamente prendete altro eyeliner, scaricate sempre l'eccesso, ma in questo modo schiacciate anche il pennello, lo rendete super fino. A questo punto, che cosa dovete fare? Dobbiamo realizzare la codina. Come facciamo?
Non facciamo nessuna cosa strana, semplicemente guardiamo dritti avanti a noi nello specchio, fronte rilassata, occhi rilassati, non faccio sguardi, non so neanche in che modo, e praticamente con il pennello stesso, vedete, mi aiuto a fare un piccolo segno che mi serve a capire dove devo realizzare la codina. Io ho tirato leggermente la pelle in questo modo perché mi trovo meglio così, nel senso che se ci fate caso qui nella parte esterna ho un po' di pieghette, se lo facessi in questo modo, senza alzare un pelino il sopracciglio, verrebbe una riga tutta storta. Cercate un po' di capire qual è il metodo giusto per voi e comunque io ormai so anche dove posizionare la codina, quindi potrei farlo, non lo so, a occhi chiusi. Adesso che ho la codina fatta in questo modo, che cosa faccio? Devo far diventare questa linea una codina di eyeliner. Quindi, siccome adesso il segno, posso anche tirare un po' l'occhio. Praticamente vado ad unire la riga con il resto dell'eyeliner, vedete? E vado a riempire questo triangolino che si è formato. Vi ripeto, sono lontanissima dallo specchio ed è difficilissimo in questo momento. Non sono ancora soddisfatta al 1000% perché adesso è una codina un po' bruttina. Voglio allungarla leggermente e andare a lavorare per renderla il più precisa possibile. Quindi che cosa faccio? La allungo leggermente. Vedete, se io facessi in questo modo, guardate come si schiaccia verso il basso la codina. La ritiro verso l'esterno. Quando tiro verso l'esterno il pennello deve stare in questo modo. Quando tiro verso l'interno il pennello lo devo ruotare di 180 gradi. Sinceramente in questo video è difficile anche spiegarvi che cosa sto facendo, forse sarebbe più facile stare zitta e farvi vedere che cosa faccio. Ok, adesso ho ingrandito leggermente la codina. L'ho collegata, mi piace come si è collegata. Se dovesse venirvi uno scalino troppo accentuato, comunque non dovesse piacervi, basta che ripassate in questo punto e andate a lavorare un pochino qui. Adesso devo rendere più a punta questa codina e più tirata verso l'esterno. Quindi adesso invece di lavorare con tutto il pennello, cerco di sfruttare solamente la punta più esterna. Se avessi utilizzato l'altro pennello che è qui nei miei capelli adesso, sicuramente sarebbe stato più facile, però voglio farvi vedere come sfruttare al meglio questo pennello. Ok, ragazzi, l'aggiusto ancora un attimino vicino allo specchio perché è davvero difficile stare così lontani e niente, vi faccio vedere come terminare il tutto. E voilà! Questa è una super mega riga di eyeliner precisissima e ovviamente potete fare la codina più o meno corta o lunga a seconda di quello che cercate, potete fare la riga più o meno spessa a seconda del risultato che volete ottenere. Realizzo la riga anche da questa parte e ci vediamo tra un secondo. Ok, ci ho messo un ventesimo del tempo a farla da quest'altra parte vicino allo specchio. E quando realizzate il secondo occhio, che cosa dovete fare? Dovete stare attenti a farli simmetrici, ovviamente. Quindi cercate di realizzare la riga, cioè ovviamente poi io faccio prima la riga, l'attaccatura su un occhio, la faccio sull'altro e poi disegno tutte e due le codine. Mi trovo meglio in questo modo, potete fare come volete, assolutamente non dovete seguire in modo precisissimo quello che vi ho detto in questo video, fate come vi trovate meglio. Quando disegnate la codina, probabilmente il primo segno che prenderete sarà diverso alla codina che c'è sull'altro occhio. Quindi, mano a mano che poi andate a realizzare la codina, fermatevi un attimo e guardate se la state facendo più spessa, più piccolina, più inclinata, meno inclinata e la andate ad aggiustare mano a mano che continuate a disegnarla. Altro piccolo consiglio: se andate ad applicare delle ciglia finte, non fate in modo estremamente preciso la riga all'attaccatura delle ciglia, perché quando andate ad applicare le ciglia finte, la banda può tirare più o meno in alcune zone la pelle e quindi poi la riga viene modificata un'altra volta. Quindi fate una bella riga, quello sì, mettete le ciglia finte e poi l'aggiustate e con lo stesso eyeliner andate proprio all'attaccatura della banda per mascherare qualsiasi lucidità che possa aver formato la colla. Adesso metto il mascara delle ciglia finte abbastanza naturali e ci vediamo per vedere il risultato finito. Questo è il risultato con il resto del trucco terminato.
illuminato, quindi ho applicato ciglia finte e mascara. Ho messo un nuovo paio di ciglia finte, cioè praticamente ho preso due Demi Wispies e le ho incollate insieme. Sinceramente mi piace molto il risultato, ma preferisco sempre le mie amatissime 252 di Ardelle, che sono pazzesche. Comunque, vi voglio zoomare un attimino più vicini per farvi vedere il risultato. Questo è praticamente l'occhio terminato. L'eyeliner è uno di quei prodotti che a me piace tantissimo. Molto spesso, quando non voglio fare un trucco elaborato, però voglio comunque che il trucco sia wow, che comunque l'attenzione vada subito agli occhi, realizzo come oggi un trucco semplicissimo con quasi zero ombretti, perché ne ho messo uno chiaro e uno marroncino proprio appena appena accennato nella piega dell'occhio. Eyeliner e ciglia finte, boom, mi piace tantissimo il look che esce fuori. Mi sono spettinata, invece di pettinarmi, mi sono spettinata. Spero davvero tanto che attraverso i consigli che vi ho dato all'interno di questo video riusciate a capire meglio come applicare l'eyeliner. O comunque, non so, spero di avervi aiutato in qualche modo con qualche trucchetto o a farvi capire qualcosa che fino ad ora vi era sconosciuta. Come al solito, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, ricordatevi di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando. Condividete questo video anche con le vostre amiche e i vostri amici che vogliono mettere l'eyeliner e che non sono capaci, che non ci sono mai riusciti, mi raccomando, non tenete questi piccoli segreti soltanto per voi. Vi mando come al solito un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!